leggende metropolitane, luoghi e misteri ad essi collegati. Sotto gentile concessione degli amministratori del sito Storie Inspiegabili, che trovate in descrizione in questo video, mi accingo a raccontarvi questa storia. Buon ascolto. Durante la notte di luna piena, quando la luce del sole al tramonto tinge di rosso le vecchie pietre del castello, un pianto struggente rompe il silenzio della valle di Vitalba. Questo è il gemito dello spettro di Elena degli Angeli, la signora del castello di Lacopesole. Elena degli Angeli era il soprannome di Elena Ducas, moglie di Manfredi di Svevia, figlio prediletto del grande Federico II, e la sua vita e la sua morte sono indissolubilmente legate al castello di Lacopesole. La fortezza di Lacopesole, situata nel borgo omonimo in una frazione di Avigliano, in provincia di Potenza, è nata come una roccaforte e punto di controllo dell'antico tracciato della Via Erculea, un percorso che collegava Melfi a Potenza. Fu costruito dai Saraceni e successivamente, nel 1242, ampliato dai Normanni. Il castello fu abitato da Manfredi di Svevia con la sua famiglia, che preferì vivere a Lacopesole piuttosto che nella capitale del suo regno, Palermo. Elena, principessa d'Epiro, sposò Manfredi quando aveva 17 anni, il 2 giugno 1259, nella splendida cornice del castello di Trani. E la loro unione, seppur combinata per fini politici, si era trasformata in vero amore. Nel castello di Lacopesole, Elena, insieme a Manfredi e ai figli, trascorse i suoi anni migliori. Ma la sua vita fu breve. Morì senza compiere neppure 30 anni. E la sua fine, atroce. Il 26 febbraio 1266, le truppe guelfe di Carlo d'Angiò e quelle ghibelline di Manfredi si scontrarono nei pressi di Benevento e l'esercito di Manfredi fu sconfitto e il re di Sicilia ucciso. Elena, dopo la morte del marito e la carcerazione dei figli a Castel del Monte, cercò riparo a Trani, ma fu catturata e condotta per volere di Carlo d'Angiò al castello di Lacopesole per essere a sua volta segregata. Questa esperienza la segnò tanto profondamente che si fece avvolgere dalla totale tristezza e dal troppo dolore si lasciò morire di inedia, per uno strano caso del destino, proprio nel castello di Lacopesole, dove Elena passò i suoi anni migliori insieme alla sua famiglia. Gli spiriti di Elena e Manfredi sono destinati a rimanere divisi anche dopo la morte. Infatti, quando la luce del sole al tramonto tinge di rosso le torri del castello, si può sentire il pianto struggente che squarcia il silenzio e all'improvviso, tra le bifore, si può scorgere il fantasma, una pallida figura vestita di bianco che vaga sconsolata in quelle stanze. Si tratta dello spettro di Elena, quella povera donna, dopo gli anni felici con la famiglia, trascorse i più tristi momenti della sua vita, avvolta nello sconforto totale e nel dolore della perdita del marito. E ogni notte di luna piena urla e piange in eterna attesa del ritorno dell'amato marito. Ma lo spirito di Manfredi si aggira non lontano, vaga nelle campagne di Lacopesole, avvolto da un mantello verde e in groppa ad uno splendido cavallo bianco, corre veloce alla ricerca della sua amata moglie e dei figli. Ma nessuno dei due riesce a vedere l'altro e sono destinati per l'eternità all'attesa e alla ricerca, condannati alla solitudine e al dolore per sempre.